vita, però non m'han fermato, lo sai. Sono caduto sempre su due piedi, prendendo calci tutti i miei guai. C'era un cielo che aveva perso il suo blu, ma per fortuna adesso ci sei tu. Poco vivo che tu mi accendi del tuo cuore, ma mi succede che senza te non sogno più. Ospiti, quindi accontentiamo subito nella prima parte anche gli amanti della tradizione. Arriva una tradizione proprio dall'Emilia Romagna, alla casa dei arriva una Rosalia Mazzurca, vai! Thank you.
serata, ragazzi, il Veneto per l'Emilia Romagna. Tra pochissimo tanti ospiti proprio su questo palcoscenico. Grazie, grazie ai nostri ballerini. Subito un bel balzerlento per gli eterni romantici, un balzerlento particolare alla Lady Gaga, lei, la nostra Manuela. There is a sun burning in your eyes. You got me. Sono anch'io, però dedico alle donne quelle che non si comportano bene con i propri mariti. Traditora, arriva la Begin, le mie canzoni storiche, questa a 15 anni, vai, la Begin, così. Traditora,
signora, stanotte mi sembra più nera, senza l'amore. Sei andata, partita e fuggita nel cuore di lui. Mi hai lasciato soltanto il profumo di un piccolo raggio di luna e negli occhi ancora riflesso dell'ultimo ciao. Ma dimmi dove sei, bella signora, ma dimmi cosa fai, traditora, quel cuore che non hai. Bella signora, non me l'hai dato mai, traditora, perché per sempre il tuo uomo sarò. E se torni stasera sarà felicità. Vai insieme, tocco, vai ragazzi. Bella signora, bella signora. Traditora, quel cuore che non hai. Bella signora. Una scusa banale per tutti gli amici, che sei andata a trovare tua madre, ma che tornerai. Nella mente ho mille perché, di certezze invece nessuna, ma negli occhi ho ancora riflesso dell'ultimo ciao. Ma dimmi dove sei. Se torni stasera sarà felicità. Bella signora, traditora, quel cuore che non hai. Bella signora, favolosi ospiti che si alterneranno in questo palcoscenico, ragazzi, il nostro reggaeton dell'anno arriva. Canto! Si parte come la cumbia, vai! Ciò che intorno ne faccio nuove melodie. Sai, non mi basta mai questa musica qui dentro di me, che mi gira sempre intorno e mi dà vitalità. Guarda che stanotte quante stelle si distendono su noi e mi abbracciano così, fino a poi scoprire il cuore, l'energia che sei qui tra noi. Canto, canto,
insieme a noi, dai, andiamo più su, sopra questo cielo sempre più blu, un coro di anime impazzite, è tutto quello che vorrei. Guarda questa notte, quante stelle si distendono su noi, e mi abbracciano così fino a farmi scoppiare il cuore, l'energia adesso è qui. Suonami, ragazzi, adesso arriva e comincia la carrellata di questi favolosi ospiti che hanno come motivazione unica quella che trovate scritta alle mie spalle. Insieme per l'Emilia Romagna, il Veneto, l'Odissea, Fan City ha organizzato questa grande serata di raccolta fondi che poi vi spiegheremo ancora meglio, e questa carrellata di ospiti favolosa. La prima la cogliamo subito con un grandissimo applauso. Apre proprio lei, ha proprio l'onore e l'onore di aprire lei questa favolosa carrellata di ospiti, signori, per voi, Linda Piscaro! Buonasera! Buonasera, Odissea! Buonasera, Linda! Che meraviglia, Renzo, che meraviglia, che meraviglia! È un piacere averti qui, è anche un grande onore per l'Odissea e anche per la giusta causa per la quale tu sei qui, perché tutti gli artisti sono qui a livello gratuito, quindi è importante ricordarlo. Per me è un onore partecipare, perché fare del bene agli altri vuol dire veramente fare del bene a noi stessi. Seconda motivazione, quindi... il ballo, quindi facciamo subito ballare con un grande successo. Vai, Linda! Arriva The Best! The Best! I come when I need you, my heart's on fire. You come to me, come to me, rider, rider. You come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and a world of dreams. See your life at the love line, you know what I need. It can't be wrong. Take my heart and soul and make it, baby. We'll be right back.
your eyes, I can not spy and I watch away. Ciao, buonasera a tutti! Questo è un omaggio all'Emilia Romagna. Romagna capitale, Romagna ballerina, Romagna che si sveglia col sorriso ogni mattina. Romagna passione da ti svegli nel tuo mare. Romagna capitale, Romagna Romagna ballerina, Romagna che si sveglia con sorriso ogni mattina, Romagna passione da che specchi nel tuo mare, Romagna capitale, Romagna superstar. Come vai? Come vai con gli amici? Per tutta la vita una dolce fedele compagna, una casa visto in Romagna. Ma questa gente si sta sentimento, se lo scopri non lo scordi più. Romagna capitale, Romagna ballerina, Romagna che si sveglia con sorriso ogni mattina, Romagna passione là, ti specchi nel tuo mare, Romagna capitale, Romagna superstar. Romagna capitale, Romagna
Piscaro e Linda Piscaro. Evviva la Romagna, evviva voi, evviva l'Odissea che veramente ha fatto una cosa veramente buona, 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 e questo è il risultato. Grazie amici, grazie Renzo. Anche voi artisti, grazie Linda, è stato un grande onore per te. Grazie anche al tuo cantante Matteo, lascio un bel applauso a Matteo perché è bravissimo, veramente, complimentoni. Un altro bel applauso subito per un ospite con una voce eccezionale, lo invitiamo sul palco, signori, Alberto Crepaldi! Buonasera a tutti! Buonasera! Ciao Rizzo, ciao a tutta l'orchestra! Prego Alberto, facciamo subito ballare i nostri ballerini con una bellissima canzone nuova dai suoi ultimi lavori discografici, L'amore non si ferma, a ritmo di cumbia, Alberto Crepaldi! Buonasera, buonasera! Un saluto agli amici, sono qui a trovarli. Grazie. E poi andate via nell'ultimo balletto in volo, l'appuntamento in cielo dagli alberi chiodati al suolo. Saranno come certi amori audaci, dalle radici salve nella terra, ma i spettatori sono attori e attrici, dai cuori mai rinchiusi in una serra. Tu profumo di mimosa, sposa mia sarai quando primavera tornerà. L'amore non si ferma al primo temporale, sa che dopo la pioggia il sole tornerà, se un vento di tormenta più forte spingerà contro di noi. Stare qui a soffrire, a respirare un'aria che fa male. Tu solo io di rosa, sposa mia sarai quando a primavera fiorirai. L'amore non si ferma al primo temporale. Mamma mia, veramente, che piacere. Adesso vorrei gentilmente con tutta l'orchestra Biondi fare questo brano Nel sole di Albano, questo arrangiamento
movimentato per tutti voi, mangiato pesante, vediamo se viene fuori. Vai! Cantate insieme a me, dai! Perché? Ma perché questa notte? Alle ore più lunghe che non passano mai. Ma perché ogni minuto dura un'eternità? Quando il sole tornerà meravigliosa, che dobbiamo accogliere con un grandissimo applauso perché arriva in piena energia, signori, Daniela Nespolo! Ci siamo! Pure! E certo! Ciao a tutti!
ciao, una Renzo, grande ciao, donna, una grande entrata. Mamma mia, si può rifare, no. No, li facciamo parlare subito con grande energia. Certo! Arriva un binario! Tre! Nasco professionalmente in Romagna con le orchestre romagnole, quindi orchestra Castellina, Borghesi, e quindi un pezzo del mio cuore è là, tanti amici ancora sono là, quindi per me essere presente in queste serate e fare un regalo a me stessa, oltre che spero di poter aiutare, ma ne sono sicura che anche se per poco riusciamo a aiutare questo popolo meraviglioso, quindi forza Romagna, io sono con voi e loro lo sanno. E anche voi ci siete! E allora per questa terra meravigliosa, in grado sempre di andare avanti, un popolo stupendo, The Show Must Go On, la vita e la musica non si fermano mai. We know the score. Oh,
Energia. La accogliamo con un grandissimo applauso, signori, per voi. Daria da Radio Stand! Buonasera a tutti! Eleganza, Daria, che meraviglia! Grazie, buonasera, ma quanto è un infarto per l'emozione. Facciamo subito ballare alla Dania. Cosa ballano questi nostri amici? Una begin! Vai che si parte! Che ci prendete il cuore ogni volta, ragazzi! Questa canzone degli anni 80 di Bonnie Tyler. It's a heartache
Vamos con la prossima cumbia. Quando ti arriva il giorno passa, mi sento viva, ti do la scossa. Sei bellissima stasera, lasciamelo dire, hai un abito grazie. Favoloso. Un bel applauso ancora per la nostra Tania. Ciao! Agli amico Renzo Biondi e alla grande Manu e tutta l'orchestra. Grazie. Grazie Tania, grazie di cuore. Ragazzi, arriva adesso il primo maschietto protagonista della serata, protagonista, eh? Signori, lo conoscete tutti, è un'istituzione del nostro ballo. Signori, lo accogliamo con un grandissimo applauso. Signori, Giancarlo della Santa Monica Benda. Oh, oh, oh. E anche Riccardo Crucini, eccolo qua! Grande Riccardo! Quando si pensa a Giancarlo, almeno noi della musica da ballo, pensiamo a questa canzone che lui va subito a interpretare perché è diventata tua. Era l'anno 1972 e questo pezzo fa così, lo conoscete un po' tutti, vai! Rose gialle e nere, parlano d'amore fra di loro, falsi giuramenti, gente
amori e pianti senza senso. Oltre senza volto, tremavo col vento, qui da tanto tempo manca il sole.
Grazie a voi, è stato un piacere e un grande onore avervi su questo palcoscenico per questa giustissima causa. Quindi io voglio un bel applauso per la parte veneta della serata, perché Giancarlo è stato l'ultimo artista veneto che si è esibito, e accogliamo con fervore e grandissimo entusiasmo il primo artista dell'Emilia Romagna. Signori, un bel applauso, Luca Pergamini! Buonasera, adesso. Piacere avere l'Emilia Romagna in questa bella serata, proprio perché la causa è proprio chi appartiene. Ma il piacere è tutto nostro. Anzi, prima di cantare volevo ringraziare tutti voi per aver aderito a questa serata, e soprattutto vi porto un grazie a nome di tutti i romagnoli. Veramente grazie alla famiglia Venerandi, grazie all'agenzia Biscaro, grazie a Renzo e tutti i suoi ragazzi, che... a tutti i musicisti. Grazie. Cominciamo subito a farle ballare. Vado. Canzone bellissima tua che ti lascio presentare. Ok, allora questo ormai è un mio cavallo di battaglia, lo dedico a tutti voi. Voglio te! Allora! Dai ragazzoni, che bisogna ballare! Quest'ansia che c'è in me non mi dà respiro, non mi lascia mai, come una mania non mi dà tregua mai, forte desiderio però che ho di te. Sarai la mia poesia. Grazie. Allora, un'altra bella canzone, questa volta che fa parte del nostro ultimo lavoro discografico, voglio condividere. Un applauso per la mia principessa Novella Vandi con questa Benedetta Primavera.
senza te. Sarà il vento che sconfiglia i miei pensieri, che rimischia in aria d'ora di vita. E se oggi il mio domani sembra ancora come ieri, prima o poi l'amore vero passerà di qua. Benedetta primavera, quando meno me lo aspetti arrivi tu. Sei quel soffio d'aria buona prima sera che va giù, come adesso che non si conta. Serata importante, una serata con tanto amore, con tanto cuore. Vogliamo chiudere questa nostra partecipazione in questo splendido locale che è l'Odissea di Spresiano con una canzone che è proprio dedicata all'amore. Novella e Luca con Se perdessi te. Vai! Non avrei più questa voglia.
sapessi te, le nostre nuove canzoni. Grazie. Grazie, grazie. La coppia nella musica e nella vita, siete stupendi. Quando vi guardate sul palco regalate delle grandi emozioni anche voi che vi ascoltiamo. Un bel applauso ancora a Novella e Luca Bergamini. Grazie, grazie mille, grazie, buona serata. Grazie, grazie di cuore. Grazie, grazie veramente. A te faccio una nota perché ho dato tua moglie. Vabbè, la do anche a te. Grazie, grazie. Altra grandissima artista, bravissima, ma di bellezza ne abbiamo, ragazzi. Una grande energia, signori. Anna Maria Allegretti! Eccola! Buonasera a tutti! Buonasera Paolo! Che meraviglia! Buonasera! Un bacio, ce lo diamo! Buonasera a tutti, amici dell'Odissea! Un grande applauso a tutta la famiglia Venerani che ha voluto fortemente questa serata magnifica per la Romagna, insieme per l'Emilia Romagna. Poi io sono romagnola, quindi ho veramente a cuore questa serata e tutti quanti voi che avete scelto di venire, quindi grazie veramente. Io possiamo ballare, subito, questa canzone è il mio nuovo motto, si intitola Scialla, stanotte si balla, perché sarà una serata di ballo fino alla fine. Vai che la cantiamo insieme, ragazzi, pronti? Che ci sta stasera.
questa è sempre la mia canzone, grazie Renzo, I love you, non ci sto, vai, tutti in pista. Abbiamo lasciato una donna piena di energia, ne arriva un'altra che dell'energia avalla, avete già capito, ha fatto anche l'eleganza e la storia della musica da ballo della sua terra che è l'Emilia Romagna. Signori, la regina dell'Emilia Romagna, Roberta Cappelletti! Fiorentino. Buonasera,
buonasera a tutti, signori cari. Grazie Renzo, grazie ai tuoi ragazzi e soprattutto grazie a voi per la vostra... Mi emozionate, è un motivo molto importante questa serata voluta dalla famiglia Venerandi e da tutta la gente presente. La nostra Romagna è davvero ferita, ma con grande energia, non a caso indosso questo abito rosso, perché tutta la nostra gioia, la nostra carica, chi ci dà la forza di andare avanti. Questa sera una canzone nuovissima, naturalmente per la concessione di Omar Lambertini e le edizioni Suonami, Notte Profonda, per tutti voi. Grazie. Spiegare ma è successo, è crollato su di sé anche quel castello, certo che fa male e non puoi capire, ma la vita torna a volte da, è arrivata in fretta anche la notte, nel silenzio apre tutte le sue porte, ed entrarci dentro per poi sprofondare e sentirsi persi sempre più. Se bastasse una lacrima, se bastasse a riportarti qui, ma è una notte che agita, notte insopportabile. Senso delle ore, sola in un interminabile dolore, che non mi dà pace, mi toglie la voce, il buio mi trascina sempre più, questa notte sembra non finire, e mi avvolge senza farmi respirare, la sombra intensa stringe i miei pensieri, mi sfinisce e non mi lascia più, se basta bastasse a riportarti qui, ma è una notte che agita, notte insopportabile. Favolosi! Che emozione, che energia, quanto bene!
un'altra bellissima canzone, sempre della Suono. Mi voglio ringraziare Omar Lambertini, stiamo condividendo delle cose meravigliose. Un amore così a tutti voi, questo grande successo. Quante notti passate a guardare le stelle e pensare che tu non sarai mai più mio. Io non riesco a scordare i tuoi occhi di mare, tutte quelle carezze tra noi nel silenzio. So che ora vorrei respirare ogni tuo sorriso, tu non sai che farei per cadere in un tuo sospiro. Un amore tanto grande, un tormento devastante, e e non vedo perdono. Passo il tempo così a maledire quel giorno, mentre tu mi donavi un sogno d'amore, e io gettavo nel vento i nostri ricordi. So che ora vorrei sei veramente una meraviglia. Grazie, quasi come il Sangiovese, no? Quello buono, quello schietto, sì. Genuino, la buona grazie. Romagnola quale sono? Uniamo due romagnole. Due romagnole puro sangue, due generazioni. Vai. Perché ieri, oggi, domani, sempre. Quindi lei è nata a Forlì ed è Anna Maria Allegretti, perché vive adesso nella zona di Bologna, ma è una romagnola come me. Io invece nasco a Predappio. Predappio fa un po' paura, ragazzi, L'acqua lassù non è arrivata, per fortuna. Sto scherzando. Questa canzone è un inno alla Romagna, con tutta la gioia che abbiamo, perché la Romagna vi aspetta, il sole, il mare, la gastronomia, i cappelletti, e non fare la lagna. Godiamoci la vai! Ciao! Cosa ormai è un problema, c'è chi sorride ma ti frega.
Bellissima serata. Il foulard non l'ha lasciato a me, l'ho portato io questo qua, te lo porto io la Roby. Signori, arriva per voi e dovete accoglierlo sicuramente, ma non c'è bisogno di dirlo, con un grandissimo applauso, uno dei personaggi più richiesti del momento, signori, Omar Lambertini. Carissimi, grazie di cuore, l'emozione è sempre grandissima. Grazie a tutti. Lascio prego scelgo, vai Omar. Facciamo parlare della musica subito, è la musica, grazie. È la musica, nelle notti d'inverno ti scalda, carezza il tuo cuore, poi non ti mette mai. Ti accompagni in questo viaggio infinito dove tutto è possibile, non si fermerà per le quali amore perso sulla via,
quante volte mi ha salvato dai miei guai. Perché ami mai, perché liberai, perché proprio come me. E la musica, un intero universo di suoni vocali. La musica deve stare un eterno bambino che sogna l'America. È quel dolce mistero che non riesci mai a comprendere. Non ti basta mai. Senti invincibile e resisterai. È la musica che nel suo grande braccio ti dona le sue gioie incredibili, le sue lacrime. Le riprende poi, ti porta via con sé. Nel suo mondo non ti abbandona. Perché libera, perché proprio come me. E la musica, un intero universo di suoni emozioni. La musica, per restare un eterno bambino che sogna l'America. E quel dolce mistero che non riesci mai a comprendere. Non ti basta mai. Unica, ai miei occhi sei mitica.
rosso, l'Odissea rosso. La passione, l'energia. Cosa sia, cos'è stato farci ritrovare in mano nella mano, a capire che noi due lontani non ce la facciamo, che siamo un solo corpo ormai. Se non credo, ogni attimo passato è tutto un tempo curato, che potremo utilizzare quando tempo ne avremo, stringi forte perché ne vuoi. Se ci fosse un colore da scegliere per questa storia, che racconti di quello che siamo, che racconti di noi, di quel che saremo. Rosso, come questo amore, razzo come il sangue delle vene. Rosso, come il tuo sapore, occhi che si accendono nel buio e noi, ad incendiare questa stanza. Il momento istituzionale di questa bella serata, il momento quello per cui la motivazione vera per cui siamo qui. Potete rimanere pure tranquillamente qui davanti al palco, ci fa piacere. Io chiamo la voce ufficiale che vi parlerà di tutto quello che è stato creato questa sera. Signori, il principe Morissa! Ciao, ciao a tutti! Voi non potete immaginare l'emozione di essere qua oggi con voi. Sono stato a Faenza settimana scorsa, sono andato proprio là a vedere come stavano a fare uno spettacolo anche lì di sostegno. Devo dire che questa è un'iniziativa veramente venuta dal cuore, quasi improvvisamente, talmente spontanea e talmente bella che si sente ad ogni nota che voi suonate e cantate. Quindi innanzitutto un applauso a loro. A
agli artisti. A tutti gli artisti. Poi avremo ovviamente un intervento da parte della direzione, ci sono delle autorità che desiderano dare anche loro il supporto, poi ci sarà finalmente la consegna di questo assegno che andrà alla Protezione Civile dell'Emilia Romagna, ma spiegherà tutto Giannino Venerandi. Io, se mi consentite, l'ho fatto prima cena, ma voglio farlo anche per tutti i presenti, di ricantare quella canzone iconica che ci dà la forza di essere eroi, anche solo per un giorno o per una notte o per sempre, soprattutto quando col cuore ci si aiuta, tra regioni così già gemellate come il Veneto e l'Emilia Romagna. Quindi dedicato al Veneto, all'Emilia Romagna e a tutti noi voi, Iros. A
accompagnato da Emanuela, che è una splendida balletta, oltre che una bravissima cantante anche. È anche una gran bella donna. A proposito di belle donne, di donne sì, forti, ne chiamiamo una. Ne chiamiamo una molto bella, molto importante per noi, che è Pierina. Se ha voglia di venire, vieni, vieni Pierina, perché la coinvolgiamo spesso. Sì, ci piace perché la famiglia qua è la presenta. La famiglia siete voi, siamo noi, esatto, siamo tutti assieme. Anzi, esatto, io vorrei adesso fare un po' di luce in sala e fare un grandissimo, grandissimo applauso. Appena sarà qui anche mia mamma, se si sbriga, perché lei è sportiva, ma oggi ci piega un po' di più del solito. Dai, eccola qua, è arrivata, anche perché è sotto compleanno, tra poco sarà il suo compleanno. Però non diciamo quando. Non si può, non si può. Diciamo quando. Allora, è il momento, io volevo, come ho detto poco fa, un grandissimo, grandissimo applauso a tutti noi, a tutti voi. Bravi, perché essere qui questa sera ha un significato speciale, quindi vorrei sentirlo il tuo applauso, non lo sento bene. Grazie, grazie. Anche perché si sentirà dalle televisioni, ecco, così va bene, così ci date un po' di energia. Allora, questa serata è una serata che abbiamo improvvisato proprio in pochi giorni dopo quello che è successo nell'Emilia Romagna. Purtroppo ci ha toccato anche perché quella sera, oltretutto, era qui sul palco uno degli artisti che è qua stasera, appunto Omar, e parlavamo proprio con lui. Ho detto: cavolo, guarda cosa è successo, e mi diceva che anche tanti colleghi avevano perso i mezzi, gli strumenti, quindi avevano avuto problemi anche proprio oltre alla casa, eccetera. Quindi siamo stati coinvolti tutti, direttamente o indirettamente. Quindi noi che facciamo parte di un mondo del divertimento, dello spettacolo, siamo veramente legati all'Emilia Romagna. Tu ne sai qualcosa? Di grande spunto, la mia carriera come principe Maurizio è nata lì. Io sono gratissimo a quella terra meravigliosa di gente veramente bella. Devo dire, come ho detto prima, che il Veneto e l'Emilia Romagna sono veramente molto vicini. Siamo anche molto, come voglia di fare. Sì, sì, siamo energici tutti, sì, qua. È vero. E quindi è sembrato doveroso poter coinvolgervi, coinvolgere anche gli artisti, ai quali rinnovo il mio ringraziamento. È un piacere e un dovere. Perché si sono prestati, hanno mollato i loro impegni, sono venuti, chiaramente non tutti potevamo ospitarli, ma sono veramente stati gentilissimi a darci questo contributo. E quindi volevamo passare con voi qualche ora di divertimento, ma anche di solidarietà, perché l'obiettivo era quello ed è quello di raccogliere qualcosina da dare a chi sta lavorando per sistemare quello che è successo. Chiaramente il nostro è un contributo molto piccolo, ma la goccia completa l'oceano, ecco, no? Come allora sembra. Lascio dire qualcosa anche alla mamma e poi vorrei sul palco anche i nostri ospiti. Certo. Allora, grazie, buonasera a tutti quanti. È un onore veramente e un'emozione poter aiutare gli altri. Questo grazie a voi, un po' grazie a noi, e niente, diamoci una mano, aiutiamoci quando c'è il bisogno. Bene, grazie, buona questo serata. È un bel messaggio. Sì, buona serata e a dopo. Grazie Pierina, grazie. Anche perché poi dopo il momento magari la cronaca se ne occupa meno, ma veramente adesso è il momento di aiutare, perché ce allora noi, Maurizio, noi in queste occasioni abbiamo sempre cercato di essere presenti, anche nel terremoto dell'Aquila, piuttosto che l'alluvione che c'è stata anche in Sardegna, e in altre occasioni che adesso non voglio elencare perché ne abbiamo avute veramente tante problematiche, alle quali noi abbiamo partecipato. Anche a Matrice abbiamo sempre cercato di dare il nostro piccolo contributo, perché noi ci stiamo divertendo nel fine settimana, c'è purtroppo chi non si può divertire, quindi abbiamo cercato in qualche maniera di essere vicino a quelle persone. Quindi vorrei qui i nostri ospiti, anche i ragazzi della Croce Azzurra che sono qui, sì, se venite qua vicino al palco vi farete contento, dai, venite qua vicino. Posso chiamare le autorità presenti? Sì, adesso arrivano anche i ragazzi della Croce Azzurra, perché loro ci sono sempre vicini, sono sempre con noi, ogni fine settimana ci aiutano a gestire la sicurezza qui dentro, ma soprattutto loro
insieme con tutti i loro colleghi, sono presenti nelle strade insieme ai colleghi del 118, sono sempre presenti sulle strade e tutti i problemi che ci sono, e penso anche lì in Emilia Romagna, sì, sì. C'è in questo periodo. C'è tanto volontariato che spontaneamente... Quindi anche i ragazzi, venite più vicino, non vergognate. Qua davanti, qua davanti. State qua con noi. Grazie ragazzi. Grazie, un applauso anche a loro. Fate il portavoce per tutti i vostri colleghi. Certo. Dai, grazie, allora adesso tocca a te. Sì. Allora, io voglio chiamare qui sul palco le autorità presenti, e mi fa molto piacere che ci siano. Federico Canera, assessore regionale al turismo, Fondo E, commercio, estero e cultura. Federico, se vuole venire. Poi vorrei chiamare anche il vice sindaco del comune di Stresiano, Roberto Fava. Giuseppe Mestriner, assessore alle montazioni, personale, sport, polizia locale, pubblica sicurezza, protezione civile, eccetera. E poi grazie assessore. E poi vorrei chiamare effettivamente anche il coordinatore della protezione civile di Stresiano, Andrea Gabriel. Poi volevo segnalare la presenza anche a titolo informale e personale di forze dell'ordine presenti sul territorio, quindi dei carabinieri, della polizia, di tutti i carabinieri di Stresiano, che sono sempre puntuali e precisi a darci veramente un grandissimo contributo in questo territorio che è vasto e complicato, però grazie anche al loro lavoro stiamo tranquilli. Dai. Sono qua da amici questa sera, sì, e sono veramente i benvenuti. Ti ringraziamo. Io tutti. Lascerei la parola all'assessore per così sentire un po' un suo parere su queste iniziative. Una cosa voglio dire, io lavoro in tutto il mondo, se sono spesso qui è perché ho scoperto nella famiglia Venerandi un cuore grande. Siccome anch'io voglio far parte di questo cuore grande, quando c'è qualcosa di questo genere io ci voglio sempre essere a vostro fianco, e personalmente come Maurizio Agosti voglio ringraziare innanzitutto voi. Grazie. Adesso passo la parola all'assessore. Sì, grazie, buonasera a tutti innanzitutto, ma io desidero portare i saluti innanzitutto del Presidente Zaia, alla famiglia Venerandi, che ringrazio per questa splendida iniziativa, e ovviamente a tutti voi questa sera, perché se possiamo fare una serata di beneficenza ovviamente lo dobbiamo in primis al nostro pubblico e a chi ha avuto l'idea. Io dico sempre che il Veneto è una grande regione che non solo ha dei grandi imprenditori, ma anche delle persone che hanno grande cuore. Guardate, basta vedere quante sono il numero delle associazioni di volontariato e i numeri di iscritti alle associazioni di volontariato che abbiamo in Veneto. Siamo tra le prime regioni in Italia. Questo significa che i veneti hanno anche un grande cuore e non pensano soltanto all'imprenditoria, che per fortuna è tanta e fa grande questa regione, ma hanno proprio tanto orgoglio, tanta solidarietà. E guardate, vi dico un'ultima cosa, io poco prima di venire qua, siccome conosco anche molto bene, anzi devo dire che c'è un rapporto di amicizia mio personale e anche del Presidente Zaia con il Presidente Bonaccini, Presidente dell'Emilia Romagna, e l'ho avvisato questa sera prima di arrivare qua, e quindi lui mi ha pregato di portare anche i suoi saluti e i suoi ringraziamenti alla famiglia Venerandi per l'idea e l'iniziativa, e ovviamente per tutte le persone che questa sera hanno portato il loro contributo, insomma devolvendo per gli amici dell'Emilia Romagna. Poi so che ci sono anche artisti qua, misti, veneto e emiliani, che ringrazio anche per le loro performance. E questo per dire che sono due regioni che, al di là del colore politico, perché non c'entra su queste questioni qua, c'è la grande volontà di collaborare insieme per il bene della nostra gente, e oggi noi tutti siamo un po' romagnoli e dobbiamo pensare alla ricostruzione di questa grande terra. Evviva la Romagna! Grazie e buona serata a tutti. Grazie assessore. Allora farei anche un intervento al vice sindaco Roberto. Grazie Giannino dell'invito, Pierina soprattutto, perché insomma se non c'era certo. Pierina, vieni in centro. Permesso. No, anch'io porto i saluti del sindaco, che stasera non può esserci, però siamo venuti in degna rappresentanza, siamo in tre assessori e un consigliere, e ci siamo portati anche tutta la protezione civile, perché insomma il fine di questa serata è aiutare la protezione civile dell'Emilia Romagna. Insomma io mi aggrego ai ringraziamenti che ha fatto Federico, perché la famiglia Venerandi e le iniziative che fate qui rendono orgoglioso anche il comune di Stresiano, perché spessissimo ritroviamo
a coinvolgere il territorio, questo è bellissimo. E quando coinvolgete il territorio anche cercando di aiutare gli altri, siamo ancora più orgogliosi di voi e vi ringraziamo veramente per essere qui, perché per noi è comunque un vanto, insomma, dire che c'è l'Odissea, ma soprattutto dire che la famiglia Venerandi fa queste iniziative. Per cui i ringraziamenti, come ha detto anche Federico, sono per tutte le persone presenti qui, perché se no l'aiuto non ci sarebbe, se non ci foste voi. E niente, quindi so che alla prossima occasione, speriamo non ce ne sia un'altra nella quale metterci insieme per aiutare, però so che la prossima occasione di bisogno voi ci sarete e l'amministrazione vi sarà sempre a fianco. Grazie. Grazie, grazie infinite. Non so se qualcun altro vuole aggiungere qualcosa, avete piacere di qualcosa? Siamo a posto. Allora, io ho promesso una cosa in maniera ufficiale e lo voglio fare proprio davanti a voi. Magari Andrea vieni più vicino qua col cellulare, perché ho bisogno di te per una fotografia vicina. Allora, io voglio consegnare all'assessore per questioni, diciamo, di rapporti poi con l'Emilia Romagna diretta, l'assegno che questa sera abbiamo voluto devolvere con l'incasso della serata, e sperando, come ho detto prima, che possa essere utile, anche se è un piccolo gesto, magari è un contributo per chi sta lavorando lì, quindi la protezione civile del posto, che magari ha sostenuto tante spese, e quindi mi faceva piacere poter dare un messaggio di avvicinanza. E chiaramente coinvolgendo anche la protezione civile di Spresiano, però visto che sono più diretti coinvolti quelli emiliani, tramite la regione magari riusciamo a arrivare a questo, cioè, contributo. Quindi io qui in tasca l'ho già compilato poco fa, vieni su Andrea, perché facciamo una foto, perché poi non si dica che non è stato dato. Io lo consiglio, poi le farà quelle fate da testimone, e quindi poi verrà sicuramente, facciamo un bel applauso, perché versato, sono cose belle, vere, eccolo qua, che i veneti non scherzano, quello che dicono fanno. Bene, allora io lo lascio a lei per il momento, lo conservi, mi raccomando non perderlo, abbiamo fatto tutto per niente. Allora ringrazio chiaramente ancora tutti quanti, anche il locale che abbiamo a Mantova domani sera, quindi siamo in Lombardia, domani sera replica la serata con gran parte di loro e altri colleghi che si aggiungeranno domani sera, quindi anche lì faremo un'altra serata dove andremo a donare parte dell'incasso, quasi interamente praticamente dell'incasso, alla Croce Rossa invece italiana, perché anche la Croce Rossa italiana ha subito tantissimi danni, hanno perso proprio una sede, sì, sedi sono state a Cesena, mi sembra, sì, Cesena, quella di Cesena, quindi verrà anche il totalmente distrutto, verrà il responsabile della Croce Rossa italiana, se non ho capito, sì, male, presente, quindi faremo anche lì una serata con questa finalità. Quindi che dire, vi vorrei fare un applauso conclusivo a questa Emilia Romagna così martoriata, però si risolleverà perché ci ha dato il là per partire con il ballo, perché penso, io quando ero piccolino sentivo già Lizio, le canzoni, a parte il lizio, come si dice, no, in termine romagnolo, certo. Ma poi ci sono anche tutte le altre belle canzoni, musica leggera italiana da Vasco Rossi eccetera, è una base veramente importante a 360 gradi, anche tra le migliori produzioni techno, ecco, vengono dalla discoteca, la canzone, cioè, italiana melodica e quella da ballo, quindi facciamo di nuovo un grandissimo applauso. Evviva l'Emilia Romagna! Il Veneto ti ama! Ecco, allora, giusto per far capire cos'è successo, non ce ne sarebbe bisogno, non ce ne sarebbe bisogno, però proprio un frammentino di video io l'ho raccolto, perché era giusto anche dire ma perché hanno fatto sta cosa qua? E allora ho detto dai, tiriamo fuori un piccolo spezzettino di video che adesso facciamo vedere, c'è un po' di buio in sala, per capire veramente cosa è successo là, quindi magari noi non ci rendiamo conto perché qua stiamo più o meno bene, ma lì hanno avuto qualche problema serio. Vediamo se riusciamo dalla regia a farlo partire questo contributo. Thank you.
anni dicono tutto, no? Quindi, un applauso a tutti, anche che già sta facendo molto per a tutti quelli che sono impegnati là, carabinieri, vigili del fuoco, eccetera eccetera, perché sono veramente tutti gli organi dello Stato impegnati a dare una mano, quindi non è finita, vedete che sono danni ingenti, andrà avanti per un bel po', mi sa. Quindi noi abbiamo cominciato a fare queste cose semplici e speriamo che anche altri colleghi nostri si uniscano. Protezione Civile, che sono qua sul palco, grazie anche a loro che hanno dato sicuramente un contributo fondamentale in questo periodo, non solo chiaramente all'Emilia Romagna ma anche in altre calamità che magari succedono anche dalle nostre parti, quindi grazie a chi, un applauso a tutti loro, ci sentiamo un po' aiutati dai quando abbiamo bisogno. Bene, allora io vorrei adesso concludere in leggerezza, però io vorrei concedervi, vi ringrazio tantissimo perché è arrivato il momento, ci vediamo tra poco, il momento corale. Lascio a te il microfono. Grazie, sì. Allora io lascio a Maurizio concludere questa cosa. Renzo, grazie. Renzo è mio papà ed è là che ci sta guardando. Farei un applauso anche a lui. Assieme al tenore Francesco Grollo, che questa sera si è riposato. Magari se hanno voglia di venire a salutarci, visto che è giusto che un salutino, dai. Come l'ho visto, ho voluto assolutamente salutare anche lui perché fa parte di tutti voi questo spirito. È arrivato un po' defilato, ha detto voglio esserci anch'io. E quindi un applauso. Francesco era con il presidente Mattarella fino a qualche giorno fa, no? E ha cantato l'inno nazionale. Non ti chiedo di ricantarlo, perché sennò dobbiamo cantarne un altro di inno adesso. Non posso resistere perché se c'è tutto questo mi hanno convinto e coinvolto. Ringrazio anch'io tutti quanti, mio figlio ha già detto tutto, anche il principe Maurice, e io rinnovo il ringraziamento a tutti voi. E io ricordo che sono partito con le orchestre da ballo dell'Emilia Romagna, Giancarlo Casadei che imitava Raul, comunque è sempre dalla Romagna che siamo partiti e continuiamo. Io sono partito con l'Iscio, mi sono un po' staccato dall'Iscio, però ritorno ancora alle origini presto, adesso il principio adesso ti do qualche informazione. Boh. Grazie. Grazie a tutti e buon proseguimento di serata. Grazie infinite Renzo. Vuoi dire qualcosa al volo? Proprio un flash? Beh, vorrei dire che questo palcoscenico ha visto qualche concerto con Lirico, sempre fatto per beneficenza e sempre rivolto alle persone più fragili. Penso che la musica e lo spettacolo rivolto poi a chi ne ha bisogno veramente, come in questo caso, sia forse la forma più forte, più nobile per dare un aiuto concreto. E anche più universale, perché la musica arriva a tutti. La musica fra tutte le arti forse è la più nobile, ma soprattutto il conforto che si può dare attraverso il sostegno da una regione all'altra. L'Italia, grazie a Dio, è unita e questo ci permette anche di essere uniti e solidali. Due termini importanti, uniti e solidali. È vero. Grazie maestro. Grazie a voi. Chissà che non riorganizziamo un evento importante come quello già fatto. Dai, magari io ci terrei tantissimo. Sappiamo la musica classica. Ci stiamo lavorando. Allora, grazie a tutti. Adesso voglio chiamare gli artisti che adesso lasciamo il palco sostenuto. Grazie Renzo, grazie Giannino, grazie Francesco. Allora, voglio chiamarli tutti. Si può, no? È arrivato il momento. Allora, Renzo Biondi e Manuela. Eccoci qua. Eccoci. È come a scuola. Hai visto? Linda Biscaro e Matteo. Eccoli. Alberto Crepaldi. Applaudite, perché qua c'è tanto cuore. Daniela Nespolo. Dania, della Danimos Band. Giancarlo e Riccardo Ambrogini della Santa Monica Band, alzate le mani. Luca Bergamini e Novella. Anna Maria Allegretti. Roberta Cappelletti e Omar Lambertini. Di fronte a un parterre così io mi nascondo sotto i sassi. E Giannino che è tornato. Cara, qua c'è la Romagna. Tanta Romagna, di cuore e di voce,
Puoi dirlo, guarda, io ero dietro le quinte e non ho potuto trattenere le lacrime perché noi l'abbiamo vissuta in primis. La musica in prima linea ha creato questa grande solidarietà e dobbiamo dire davvero grazie. Però per fortuna che i romagnoli sono quelle persone che non si lasciano andare, rimboccano le maniche e vanno avanti. Aspetteremo certamente gli aiuti e i contributi, però noi siamo tenaci e vogliamo rialzare la bandiera della nostra Romagna, della nostra tradizione, perché ha veramente tutto, come il Veneto, musica, tradizione, enogastronomia e tanta tanta pace, amicizia e amore. Grazie alla famiglia. È vero. Io voglio dire una cosa, poi mi taccio. Quello che adesso sentirete è stato festeggiato qui su questo palco e Raul Casadei ha voluto festeggiare su questo palco i 50 anni della nascita di quella canzone nel 98. Questo me lo ricordo perché era qui su questo palco Raul Casadei. Quindi io ho conosciuto Raul, non so se era secondo, primo, terzo, però la concorda secondo me è diventata poi universale. Però io so che ha voluto festeggiare su questo palco la canzone che adesso andremo ad ascoltare. Io mi ritiro, la canterò di nascosto, perché qua c'è tutto il cuore, tutta la meraviglia del Veneto che abbraccia l'Emilia Romagna e che merita un ultimo, non ultimo ma ce ne saranno ancora, ma un grande grande applauso soprattutto anche da parte mia. Guardo io. Sento la nostalgia d'un passato. Anche voi, vai. Dove la mamma mia ha lasciato. Non ti potrò scordare. Casetta mia, in questa notte stellata, la mia serenata io canto. Allora mettetevi tutti in posizione, più su, più giù,
Bravo Lione, perché Giannino è cresciuto con noi, poche storie, è vero. Piccolino così. Eri quasi in fascia, davvero. Bel sorriso per tutti e grazie ancora al Veneto, famiglia Venerandi. Tu eri il cresciutello di me. Sì. L'ho visto, sei bravissimo a parlare. Caspita, eh. Allora dai, una bella foto di gruppo. Grazie. Allora, non so se dalla regia sono pronti per mettere online qui sul palco, però dopo lo mettiamo anche online. La foto che ho fatto prima, così la vedete un po' da più da vicino, si vede, però la copriamo un po', però magari se ci spostiamo si vede che c'è la segnola. Eccolo! Si riesce a ingrandire un po'? Le foto sono un po' granate perché chiaramente non abbiamo dei mezzi come la RAI, però dai, riusciamo a rendere l'idea lo stesso. L'importante è che ci sia la cifra, garantisco che c'è. Vabbè, allora la serata di ballo però adesso prosegue, non è che ci siamo fermati. Io vi voglio solo dare un annuncio che l'Odissea nel mese di luglio rimarrà aperta come da tradizione il venerdì e il sabato. Però il sabato sera questa sala dall'8 luglio la facciamo riposare solo il sabato e ci spostiamo a Monasterio, c'è un altro dei nostri locali, si chiama Casa di Caccia. Abbiamo fatto una pista estiva, tutta all'aperto, quindi molto più fresca, e quindi potremo ballare, chi avrà piacere, lì dall'8 di luglio, tutto il mese di luglio e il mese di agosto. Poi ritorneremo sicuramente qui all'Odissea per i sabati, mentre il venerdì continuerà qui normalmente, ogni venerdì del mese di luglio e del mese di agosto. E per ultima cosa vi ricordo che nel mese di settembre festeggeremo i 30 anni dell'Odissea, quindi un bel traguardo direi. Faremo tre serate di festa, giovedì 14, venerdì 15, sabato 16 settembre, tre serate di festa, artisti non li voglio svelare adesso, saranno tantissimi anche in quell'occasione. Il giovedì è la serata dove offriremo l'ingresso gratuito a tutti, quindi venite numerosi sia giovedì, venerdì e sabato, mi raccomando, per questo 30° anniversario al quale io tengo molto. Quindi grazie. E complimenti ancora a tutti gli artisti. Grazie. Grazie a te Giannino e alla tua famiglia meravigliosa. Grazie agli artisti, grazie di cuore a tutti voi ragazzi.